Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Si riparte col campionato finalmente. Senti, ti chiedo la gara di domani, secondo te che coefficiente di difficoltà? Perché questo Crotone ancora faccio fatica un po' ad inquadrarlo e ti chiedo anche qual è l'aspetto che tu domani, al di là del risultato ovviamente, vuoi maggiormente vedere dei ragazzi. Ma il coefficiente di difficoltà credo che sia altissimo, non solo per il nostro avversario, credo perché in generale questa categoria ti mette ogni volta di fronte a tante avversità. Crotone poi è oltretutto una squadra molto forte. Dove lo colloco questo avversario? Per me è una squadra forte individualmente e di collettivo. E per 8-11 la stessa squadra dello scorso anno, quindi lavorano insieme da più di un anno con lo stesso allenatore, con la stessa idea, e questo credo che sia una cosa importante. Ed è una squadra che lo scorso anno senza mezzi termini puntava alla Serie A. La partenza negativa dello scorso anno ha ridimensionato in corsa poi il loro campionato, però i valori sono quelli, quindi insomma è una squadra di per me di altissimo livello. È una partita difficilissima per il valore dell'avversario e perché è una gara di Serie B, dove non ci sono risultati scontati, ma ci sono due squadre che devono dare il massimo per cercare di superarsi. Dove batteremo di più? Su tutto, perché noi non possiamo prescindere da tutte le componenti. Abbiamo lavorato tanto nella sosta, fisicamente, tatticamente. Mi dispiace da una parte, sono contento dall'altra per i nostri nazionali, contento perché abbiamo tanti nazionali, quindi segno che ci sono giocatori di qualità, hanno fatto molto bene con le nazionali, purtroppo non hanno lavorato con noi insomma, per una decina di giorni e questo mi è dispiaciuto, però ripeto, non è assolutamente un problema, è una cosa che riguarda tutte le squadre. E la cosa che voglio vedere è una squadra propositiva che gioca a calcio senza nessun tipo di timore. Non mi era piaciuto il secondo tempo di Verona, e l'ho detto senza mezze misure perché non ho visto la mia squadra deve essere una squadra vogliosa di imporsi, di fare gioco sempre e comunque anche nelle difficoltà, anzi soprattutto nelle difficoltà bisogna far vedere la nostra identità e giocare a viso aperto, una gara sempre per cercare di vincerla, quindi non speculare. Ci sono gli ultimi 5 minuti dove magari si bada al risultato, si cerca di portare a casa quello che abbiamo seminato, però la gara va giocata in maniera propositiva, offensiva, insomma un calcio, il calcio che piace a me. Ti chiedo se un po' l'idea è forse i primi 20 minuti della Juve Stabia in cui veramente non li avete fatti uscire dalla loro tre quarti, abbiamo visto la squadra che giocava in campionato, forse sono stati i 20 minuti un po' simbolo, no, del tuo input, potevate fare anche 2-3 gol. Ti chiedo se l'obiettivo adesso è diciamo al ripartire da lì e allungare un po' anche quei tempi, certo. E in questo senso se le 2 settimane, hai un po' accennato, sono state utili a migliorare. Sì, con la Juve Stabia penso che sia stato il momento di massima espressione, però a me mi era piaciuto moltissimo anche un'ora con il Pescara, mi era piaciuta un'ora contro la Regina prima di un calo fisico. Il calo fisico ci può stare, soprattutto ad inizio stagione, specie per ho detto più volte, per come e quanto abbiamo lavorato. Ora ovviamente voglio vedere una squadra che sia in campo per i 90 minuti, quindi la tenuta deve esserci. Siamo alla quinta partita ufficiale, quindi mi aspetto un salto di qualità sotto tutti i punti di vista, fisico, ma mentale, tecnico, tattico, quindi credo che la mia squadra si stia avvicinando molto a una condizione ottimale sotto tanti punti di vista, e quindi voglio vederlo in campo perché segno che le percezioni corrispondono poi alla nostra vera essenza. Livello tattico invece ha detto avete lavorato molto, c'è da aspettarsi qualche novità o l'identità è già tracciata, il percorso è quello? No, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo portare avanti un discorso tattico. Si parte sempre da un sistema di gioco, no? Che a me i numeri non piacciono, però identificato come un 4-3-1-2 che deve essere elastico nelle due fasi, quindi non possiamo attaccare in un solo modo, come non possiamo difenderci sempre nello stesso modo. Bisogna essere bravi e saper interpretare la gara nei vari momenti. E in questo ovviamente è un processo lungo, insomma, un po' più complicato, però credo che sia anche quello che possa darci la possibilità di guardare un po' più a lungo termine, no? E quindi queste 2 settimane ci sono servite anche per questo, per vedere come in base alle diverse squadre che affrontiamo, quindi diversi sistemi di gioco, possiamo trovare repentinamente delle soluzioni per noi ottimali, ripeto, sia nella fase di proposizione che nella fase difensiva. Mister, buongiorno. Buongiorno.
L'impressione è che domani per l'Empoli sia un banco di prova importante, perché affrontiamo una squadra che forse fa finta di non puntare alla Serie A, ma che viene da una stagione tra l'altro travagliata, che si è rinforzata e che quindi proprio per la stagione scorsa potrebbe avere quel, diciamo così, quella voglia in più, no, di sorprendere in questo campionato. Che partita si aspetta? Ma è centrato, credo, un po' il nocciolo. Il Crotone quest'anno è una grande squadra che però parte a fari spenti, quindi senza pressioni. Sono stati bravi perché lo scorso anno, probabilmente, come tante squadre che hanno le pressioni addosso di dover vincere sempre, subito e comunque, hanno un po' fatto fatica. No, quest'anno invece sono stati bravi perché per me la squadra è di gran valore. Ha un'identità precisa, come ho detto prima, giocano insieme da più di un anno e hanno messo dentro delle pedine credo importanti, perché Vido, Maxi Lopez, Messias sono giocatori di Marrone, cioè sono tutti giocatori di qualità su un impianto di gioco che per 8-11 è lo stesso, quindi già si conoscono e quindi è tutto, diciamo, più facile. E quindi mi aspetto una squadra forte dall'altra parte, ma come lo siamo noi. Quindi da questo punto di vista credo che sia un banco di prova importante, perché al di là del valore delle due squadre voglio vedere la mia squadra che si avvicina alla mia idea. Cioè, noi abbiamo fatto un percorso, no? E ovviamente cambiato tanti giocatori, gambe pesanti, a volte qualcuno un po' sottotono perché abbiamo avuto dei problemi in preparazione, gli infortuni di Laribi, di Lagumina, di Mancuso li avete vissuti anche voi, e quindi questo ha rallentato un po' un discorso che già di per sé ha bisogno di tempo. Ora però credo che sia il momento di cominciare a fare uno step in avanti, e quindi al di là del fatto che affrontiamo una squadra forte fuori casa, io mi aspetto di vedere che la mia squadra giochi da squadra forte, ma forte lo devi dimostrare in campo, non con i nomi, non sulla carta, perché ripeto, al nastro di partenza secondo me ci sono quest'anno almeno 10 squadre che possono giocarsi qualcosa di importante, ma le squadre forti sono quelle che arriveranno alla fine. Quindi alla fine capiremo quali erano le squadre forti e avranno dimostrato di essere forti tecnicamente, tatticamente, fisicamente, mentalmente, a livello caratteriale. Questo non significa essere forti. Allora, noi abbiamo delle qualità, ora dobbiamo dimostrare che queste qualità ci stanno rendendo squadra. Cosa cambia iniziare la partita alle prime? Ma cambia, prendiamo un po' il ritmo che dovrebbe essere quello standard, no? E sicuramente sarà una giornata calda, però in questo abbiamo cercato un po' di simulare nella settimana di lavoro e nella partita di sabato scorso, cercando di abituarci un po' a quelle che potevano essere le temperature. Non cambia nulla perché questo campionato, l'avete visto, è spezzettato, si gioca alle 3, si gioca alle 6, si gioca alle 21, si gioca il martedì, il venerdì, il lunedì, quindi dovremo abituarci a ogni tipo di condizione climatica e di orario. E quindi anche questa sarà una prova importante per noi, ma ripeto, non credo che cambi assolutamente, determini qualcosa. Ciao mister. Ciao. Andrea Barberis è uno dei veterani del gruppo degli squali, insomma, il Crotone. Ha dichiarato: l'Empoli è una squadra ben organizzata, insomma, è fra le pretendenti alla vittoria finale, sarà una partita tosta, ma molto, diciamo, leale. Anche dal tuo punto di vista. Sono d'accordissimo perché credo che si affronteranno due squadre organizzate, due squadre forti e soprattutto due squadre che non speculano, due squadre che giocano per vincere la partita. E quindi sono convinto, come lo ero prima di Chievo, che quando ci sono dei valori in campo non si giochi col braccino, ma si giochi di voglia, insomma, per portare a casa la vittoria. Quindi sono d'accordo con lui sul fatto che dovrà essere una partita apertissima ad ogni risultato e soprattutto fatta da due squadre che hanno qualità. Io poi guardo in casa mia, noi dovremo giocare sicuramente per vincere, per imporre il nostro gioco, al cospetto di una squadra comunque sia con grandi qualità. Senti, mister, ad oggi hai palesato delle idee abbastanza chiare sull'11 da mandare in campo, però ti rientrano Maietta ed Antonelli, quindi ti chiedo se hai qualche dubbio da questo punto di vista, soprattutto a sinistra con un Balcovec che per me è la più bella sorpresa vista fin qui, e poi anche come sta Mancuso. Allora, Mancuso non è al top, però sta sicuramente meglio rispetto a prima della sosta. Ha fatto la prima settimana, ha lavorato in maniera differenziata, da mercoledì è rientrato in gruppo, non sta benissimo, però si sta avvicinando, diciamo, a una buona condizione. Dovrà convivere un po' con questo fastidio per un po' di tempo, però l'ho rivisto
anche nello sguardo è più sereno, cosa insomma che non era accaduta purtroppo nelle prime due giornate di campionato. I dubbi accompagnano l'allenatore sempre, sempre e comunque, però cerco sempre di fugarli abbastanza in anticipo rispetto alla gara, e quindi faccio delle scelte con grande rammarico per chi ovviamente rimane fuori, con la speranza che chi oggi è fuori domani possa essere protagonista. In questa squadra lo hanno dimostrato, perché nelle prime due giornate dei giocatori importanti come Maglietta ed Antonelli sono stati in panchina, Balcovez, Romagnoli, Nicolao, quelli che sono entrati o hanno giocato hanno fatto molto bene. Stessa cosa vale davanti, i Moreo, i Lagumine, Mancuso e chi avrà spazio, perché Piscopo è un ragazzo molto interessante, sicuramente lo vedremo presto in campo. Stessa cosa in mezzo al campo, quando è entrato Fratesi si è fatto sempre trovare pronto, e abbiamo Ricci, abbiamo Bairami, insomma abbiamo dei giocatori di qualità e che ci serviranno moltissimo. Tra l'altro questo è un periodo molto intenso, perché nel giro di 30 giorni credo che giochiamo 6 partite e quindi ci sarà bisogno delle energie fisiche e mentali da parte di tutti. Quindi chi sta fuori giustamente dovrà essere rammaricato, ma non dovrà togliere nulla alle sue prestazioni, è un discorso di squadra. Spazio lo troverà e sarà determinante. Che siano 10 minuti, che siano 90, che siano 7 partite, l'importante è che ognuno abbia anche la presunzione di darci un contributo determinante. Questo è quello che mi aspetto. L'ultima cosa, almeno per quanto mi riguarda, avevo accennato prima dei nazionali, no? Sì. Che è un piacere per loro, un po' meno per te che non ci ha potuto lavorare. Come sono tornati? Perché almeno un paio hanno fatto cose importanti, cioè Balcovez, Frattesi. Sì, sì, sì. Come la ritrovate fisicamente, mentalmente? Beh, emotivamente, mentalmente, ovviamente molto carichi, perché Balcovez con la sua nazionale ha vinto 2 partite, una addirittura con la Polonia dove ha giocato 90 minuti, quindi è normale che hanno portato un carico di energie nervose e mentali positive. Da un punto di vista fisico, bene, insomma, hanno pagato un po' soprattutto i viaggi al di là delle partite, perché insomma, hanno fatto 2 spostamenti e il terzo quello di rientro, quindi insomma un po' di stanchezza se la sono trascinata dietro, però insomma siamo oggi a sabato, quindi credo che abbiano smaltito completamente, li reputo tutti recuperati al 100%. Io ho una curiosità su Frattesi, che insomma abbiamo visto bene in nazionale, tu adesso gli hai sempre dato spazio, ragazzi di grande prospettiva. Tu finora quando hai fatto il cambio di Laribi hai sempre messo Dezzi poi dietro le punte, che ha caratteristiche più forti. Ti chiedo se anche Frattesi può secondo te ricoprire quel ruolo, se lo vedi maggiormente più da interno? No, lo vedo da interno. Davide per noi è un giocatore importantissimo, l'abbiamo fortemente voluto, crediamo fortemente in lui, sappiamo che sarà un giocatore determinante. Davide ha pagato purtroppo il suo arrivo con un infortunio, perché quando è arrivato qui da noi, dove venisse la preparazione, purtroppo è arrivato che aveva un vecchio infortunio, purtroppo non curato, perché poi lui aveva fatto l'ultima partita, credo la semifinale con la nazionale agli europei. Da lì poi finita l'esperienza con la nazionale è tornato a casa, e quindi insomma quando si è ripresentato questo infortunio, che credevamo potesse essere chiuso solo il discorso proprio temporale, no? Che il tempo, la non attività avesse sistemato, invece non era così. Quindi abbiamo investito 3-4 settimane per cercare di riottimizzare la sua condizione atletica, e quindi in questo ha perso un po' il primo passaggio delle prime partite, delle prime gare, e era un po' di rincorsa. Oggi credo che Davide stia bene e sia al 100%, e questo per noi, per me e per la squadra credo che sia un'ottima notizia.